Buongiorno, Buongiorno a tutti. sono Priscilla Cucchiella, responsabile delle selezioni per il gruppo Soft Strategy. Io mi chiamo Martina Magagne, lavoro con Priscilla nell'area reclutamento, quindi supporto Priscilla nell'ambito delle selezioni. Allora, vi raccontiamo oggi un pochino della società, chi è Soft Strategy, che cosa facciamo, un po' la nostra storia. Allora, Soft Strategy è un'azienda che si occupa di consulenza informatica. È una holding, una capogruppo che è Soft Strategy Group, e dove ci siamo le risorse di staff e i direttori di mercato, che controlla quattro business unit, che sono la Soft Strategy Management Consulting, che si occupa di consulenza direzionale, quindi è un'attività relativa all'efficientamento e alla reingegnerizzazione dei processi, con attività relativa all'IT governance, il PMO, l'IT security, lato compliance alla normativa. E un'azienda, diciamo, l'origine proprio storica dell'azienda, prima di diventare quella che è oggi, era proprio la Management Consulting nel 2006. Una piccola boutique considerata, creata da due ex partner di Deloitte, è considerata come un'eccellenza nell'ambito della consulenza direzionale. Una piccola società composta da sei dipendenti, tre sei dipendenti nel 2006, che si occupavano solo di consulenza direzionale fino al 2015, che è l'anno in cui questa piccola azienda viene acquistata dal dottor Antonio Marchese, che è stato per anni amministratore delegato di Visiant, poi diventata Indra Italia, che si stacca da questa società e inizia a strutturare l'azienda dal 2011 come quella che è oggi Soft Strategy. Quindi mi riaggancio alle varie BU del gruppo, affianchiamo quindi alla Management Consulting la Soft Strategy Bit, che si occupa di consulenza informatica, quindi tutto ciò che ha a che fare con un mondo tecnico e tecnologico. E creiamo anche InnovezApp. Viene creata l'InnovezApp, che si occupa di innovazione tecnologica su SAP, il che vuol dire affrontare SAP nei suoi scorci classici e innovativi. E nel 2018 viene creata un'altra BU, che è Soft Strategy Financial Advisory, che invece si occupa di consulenza finanziaria e quindi attività di merge acquisition, una consulenza strategica in questo caso, quindi una consulenza ad altissimo livello. Siamo arrivati ad essere più di 320 dipendenti, quindi ripercorro quello che già vi ho detto precedentemente, 3 nel 2006, 67 nel 2015 e più di 320 ad oggi, no? Nel 2020-21. E siamo presenti un po' su tutta Italia. Se prima di diventare una holding avevamo sedi e attività soltanto a Roma, perché l'azienda nasce romana e manteniamo l'headquarter a Roma, nel corso degli anni ci siamo estesi un po' su tutto il territorio nazionale e quindi oggi siamo presenti anche a Milano, Bologna, Genova, Firenze, Matera, Rende e Palermo. Le attività verso le quali collaboriamo, aspettate perché mi stanno scrivendo per entrare un attimo in un colloquio che ovviamente non posso. Aspettate un attimo, questo è il bello della diretta. Se vuoi, continuo io. Se mi date un minuto soltanto. Allora ti aspettiamo. Sei scusata. Grazie. Ok, eccomi, ho scritto. Quindi il fatto di essere cresciuti notevolmente in termini di competenze e quindi di servizi che possiamo offrire e vendere ai nostri clienti ci ha permesso anche di ampliare il nostro fatturato e di ampliare anche i settori di appartenenza, o meglio i settori verso i quali possiamo lavorare, possiamo vendere i nostri servizi. E quindi oggi abbiamo un fatturato di circa 27 milioni di euro e lavoriamo su diversi mercati che vanno dalla pubblica amministrazione all'energia, ai trasporti, fashion retail, telecomunicazioni e poste italiane. È molto importante per noi il collegamento con il mondo esterno. E quindi anche con il mondo interno. Con il mondo esterno, perché è importante per noi avere a che fare, collaborare e relazionarci con figure junior.
Quindi è importante inserire in azienda ragazzi neolaureati o laureandi da formare. La formazione avviene con un contratto di stage che dura di norma 6 mesi, al termine del quale c'è una trasformazione. Lato nostro, quindi dalla parte dell'azienda, possiamo dire che circa il 99% degli stagisti sono stati confermati. La percentuale in difetto è perché magari è stata anche volontà del ragazzo o della ragazza, insomma dello stagiaire, non confermarsi. E questo perché? Perché il mondo della consulenza è un mondo un po' particolare, anche oserei dire, un mondo pieno di attività, frenetico, in continua evoluzione. E quindi magari non è sempre detto che il ragazzo appena uscito dall'università si vede in questa ottica, in questa tipologia di attività lavorativa. Una volta che comunque si è superata la fase di stage e quindi si è diventato dipendente, iniziano una serie di programmi e di attività per ciascuna risorsa. Una di queste è la possibilità di partecipare a corsi di formazione. Tant'è che abbiamo più di 120 risorse in azienda che sono certificate nel 2020. E questo perché? Perché la formazione è propedeutica, quindi si frequentano corsi che sono propedeutici all'acquisizione di certificazioni, che sono personali e sono mirate al tipo di attività che ogni risorsa è portata a svolgere. Quindi dal consulente direzionale che deve prendere una certificazione in ambito PMI, al programmatore Java che deve prendere una certificazione spinta su attività Java e via dicendo. È molto importante mantenere viva l'attività e accrescere le competenze di ciascuna risorsa. Ora, nel corso degli anni ci siamo evoluti, e tant'è che siamo arrivati ad essere nel 2020 più di 320 dipendenti, più di 120 risorse. Quindi facciamo un po' un esame, no? Il 2020 è stato un anno un po' critico perché abbiamo avuto il lockdown, c'è stato un blocco di assunzioni per un determinato periodo di tempo che poi si sono riaperte, tant'è che siamo cresciuti, no? Anche in questo anno di blocco. Ma ora siamo ripartiti nel 2021 alla grandissima, tant'è che abbiamo inserito, siamo quasi a fine anno, quindi oserei dire, nell'arco dell'anno una 50 di risorse junior e tante risorse senior, che ora un dato preciso non lo possiamo dare, no? Perché poi le valutazioni vengono fatte a fine anno, però possiamo dire che siamo già ad una somma che si aggira intorno ai 330-140 dipendenti, una crescita quindi sempre costante e continuativa. Ora, soffermiamoci un po' su quello che per voi è l'elemento importante, cioè le informazioni più importanti per voi. Essendo voi laureandi o laureati, più o meno in prossimità di laurearsi, no? Perché ancora siete all'università, andiamo a vedere che cos'è, dove SoStrategy va a raccogliere CV. Principalmente il nostro focus di facoltà sono ingegneria e economia. Ingegneria gestionale, informatica, biomedica, meccanica, in funzione delle BU e in funzione delle selezioni che stiamo seguendo. Anche economia è importante, specialmente nella sua sfaccettatura di economia e management. Ma importantissime sono anche le facoltà di matematica, statistica, fisica e per alcune BU, alcuni settori, è importante anche affacciarci al mondo dei diplomati, soprattutto per i profili più tecnici, per i profili che poi dovranno andare a svolgere attività più di sviluppo e programmazione. Ma la domanda potrebbe essere, va bene, una volta che avete visto la facoltà, una volta che avete visto magari il titolo il voto di laurea o il presunto voto di laurea, che cosa andate a ricercare, no? In candidati laureati che non hanno competenze ma solo conoscenze. Ci si va a soffermare molto di più sulle soft skill, che vanno dalla capacità di gestire il proprio tempo, la capacità di gestire le priorità, la capacità di lavorare in team, di comunicare in maniera efficace ed efficiente, la disponibilità a trasferte, la motivazione a svolgere un'attività
a diventare consulente, la flessibilità ad essere consulente, quindi a viaggiare, a fare orari non sempre standard, quindi una serie di elementi che vengono racchiusi all'interno delle soft skill. Ma accanto alle soft skill, seppur avete ancora solo delle conoscenze, ci sono le hard skill. Quindi in base alla selezione che stiamo seguendo, potremmo rifarci alla capacità di analizzare dei dati, aver una buona padronanza della lingua inglese, piuttosto che aver svolto esami di project management, quindi tutte cose soft, ma che per voi rientrano nelle competenze più tecniche spinte. E dove vi andiamo a individuare? Quindi quali sono le partnership che SoStrategy ha fatto con i vari atenei italiani? Principalmente su Roma, perché siamo romani, no? E quindi andiamo a cercare per lo più, no, per lo più, andiamo a ricercare spesso persone che sono già residenti a Roma. Però non ci fermiamo solo su Roma, ma anche qui, come le nostre sedi, ci siamo estesi un po' su tutto il territorio nazionale. E quindi importante anche la parte del sud, principalmente la Campania, dove abbiamo un ottimo rapporto con Salerno e anche con la Federico II. Anche al nord, ci spingiamo sempre di più al nord, quindi anche a Torino piuttosto che Milano, ma un bacino che sfruttiamo spesso è quello toscano, quindi va a Firenze, Siena, Pisa, questi atenei che sono un pochino più vicini alla nostra realtà aziendale, ma andiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo arrivati anche in Calabria. Ora, dove andiamo a inserire queste risorse che entrano a lavorare in azienda? Su progetti. E quindi andranno a lavorare presso determinati clienti. Abbiamo TIM, Wind, Acea, Enel, IMSS, Sap Italia, Kuwait, Almaviva, Tecnogym, Risparmio Casa e tanti altri. Ora, diciamo che sono sempre in continua evoluzione, no? Ora, ho aggiunto Risparmio Casa rispetto alla lista di quelli che dicevo, perché è da poco che abbiamo vinto una gara per Risparmio Casa e quindi stiamo collaborando anche con loro. Abbiamo visto i clienti, abbiamo visto le università, abbiamo visto quali sono le competenze che andiamo a cercare, ma vediamo che cosa vi prospetta SoStrategy se diventate i nostri dipendenti. Entrate con un contratto iniziale di stage da junior analyst fino a diventare partner, magari, no? Ovviamente se non ve ne andate prima, ma uno si augura di no. Questa è una battuta per dire che il consulente è abbastanza flessibile, appunto, tra una delle varie soft skill, però il consulente è portato anche a cambiare più società. Ovviamente, se si trova bene, perché non restare? Perché non proseguire tutta la carriera aziendale? E quindi, terminato lo stage, diventa business analyst, magari con un contratto di apprendistato se ci sono i requisiti soggettivi richiesti dalla legge, fino a diventare consultant, senior consultant, principal manager, senior manager. In ogni ruolo ci sono dei grade, tranne per i ruoli manageriali che sono previsti tre grade interni. Supponiamo che voi entrate come stagisti e quindi noi vi offriamo un contratto di stage, come dicevo prima, della durata iniziale di 6 mesi, ma se valete e se ci sono i presupposti, c'è la possibilità anche di fare un passaggio precedente, quindi prima dello scadere dei 6 mesi, ad apprendistato piuttosto che a tempo indeterminato o determinato. Lo stage viene retribuito con un rimborso spese di 1.000 euro più buoni pasto da 7 euro per ogni giorno lavorato. Lo stage viene utilizzato non solo per l'azienda, ma anche per il candidato, per il ragazzo, perché è un momento di formazione, un momento di scambio. È un momento necessario al ragazzo per comprendere il mondo della consulenza, il mondo del lavoro. Quindi si fa una formazione, un day job quotidiana e continua. Ora abbiamo diverse opportunità aperte di internship. Vado io, Martino, lo vuoi dire tu? No, va bene, posso se vuoi anticipare, nel senso che diciamo che ad oggi se ne sono inserite anche altre due, Ok. ma le elenco. Cioè, una è l'Academy, che magari poi spieghiamo dopo, e l'altra invece l'opportunità in ambito SAP FA, quella che si è aperta poi fondamentalmente ieri con Marinari. Quindi, allora, in sintesi, come vi ha detto Priscilla, abbiamo diverse aree interne, no? Quindi ognuna delle aree ricerca dei profili junior. Ad oggi,
andando per, diciamo, in ordine nell'area management consulting. Stiamo ricercando una figura junior da inserire nella, diciamo, attività più generica di PMO, quindi ovviamente poi le progettualità sono molto diverse perché i clienti sono, come abbiamo detto, sono tanti. E diciamo, il requisito fondamentale per poter accedere a questa selezione è quello di avere comunque un corso, una laurea in economia e management, piuttosto che adesso in questo caso non so se c'è qualcuno di voi, perché non so se la Cattolica, non penso abbia questo corso di ingegneria gestionale. Quindi comunque questi sono i due percorsi che preferiamo. La seconda è quella di della security compliance, questo perché all'interno del gruppo della management consulting ci sono tre sottogruppi fondamentalmente, no? Quindi uno che si occupa di business process e engineering in maniera molto più generale, un gruppo che si occupa di IT governance e IT strategy, e infine quello qua c'è il gruppo che è più verticale nel mondo della cyber security e della compliance, quindi loro vanno a supportare i clienti in tutte quelle tematiche che sono ormai molto calde di risk management, risk analysis e compliance, quindi adempimento alla normativa. In questo caso stiamo ricercando una figura sempre junior da inserire a supporto del team. Diciamo, la preferenza è quella di avere magari non solo una laurea in economia o piuttosto che in ingegneria gestionale, ma comunque magari aver svolto un percorso di tesi dove avete affrontato, no, queste tematiche, ovviamente sempre in maniera teorica si parla, perché siete comunque studenti, laureandi o neolaureati, quindi è normale. Oppure comunque si ha un interesse, una propensione verso queste tematiche. Alcune volte, diciamo, possono essere delle tematiche molto spinte, molto tecniche, quindi essendo tali, se non c'è un interesse è difficile, no, intraprendere un percorso su questa strada, su questa, diciamo, per questa opportunità. Abbiamo poi una terza opportunità, le ultime tre, diciamo, rientrano nell'area che si occupa di SAP Forana. La prima è quella di Junior PMO ed è una, ovviamente, come dicevo, una figura anche qui molto generica, nel senso che stiamo ricercando una figura che internamente supporti una risorsa che è già in essere, già presente nella gestione di tutte le commesse, di tutti i progetti che sono ongoing. Dato che nel 2021, soprattutto tra fine agosto e inizio settembre, si è sbloccato il mondo, cioè nel senso che le aziende per fortuna hanno cominciato di nuovo ad essere attive, quindi abbiamo portato a bordo tantissimi progetti per clienti differenti. Ecco qua che la risorsa supporterà quindi, come dicevo, l'ufficio in queste attività. Abbiamo poi invece le altre due opportunità: una è per la parte della business intelligence di SAP, che è SAP BI, quindi è ovviamente un ruolo molto legato al mondo dell'analisi dei dati e della gestione dei dati per quanto riguarda appunto il gestionale SAP. E poi infine un'opportunità più legata al mondo funzionale, nel, diciamo, il modulo più logistico di SAP. In questo caso viene, diciamo, ricercata una figura non tecnica, perché il funzionale è colui che raccoglie, no, il need del cliente in termini di sua esigenza e cerca di capire, no, come trasferire quell'esigenza sul gestionale, quindi andare un po' a customizzare il gestionale in base alla richiesta del cliente. SAP è un mondo molto complesso, nel senso è un gestionale, un ERP veramente molto molto strutturato, quindi è impossibile essere tuttologi, è impossibile conoscere a 360 gradi come funziona, ed ecco così che ci si settorializza, scusate, quindi ci si verticalizza su un aspetto specifico del gestionale. Quindi ad ogni, diciamo, ad ogni processo aziendale corrisponde un modulo. In questo caso stiamo ricercando per il modulo logistico, quindi processi in ambito logistico. E, diciamo, la persona, comunque la risorsa che viene preferita in questo caso è una risorsa che abbia un background economico e anche qui che abbia un interesse soprattutto per il mondo tecnologico, delle tecnologie, anche una predisposizione, quindi non richiediamo una conoscenza di tecnologie specifiche, ma, come dicevo, una predisposizione e un interesse
verso il mondo innovativo. Infine ne abbiamo altre due che non ho avuto il tempo di aggiungere perché si sono aperte poc'anzi. Una è relativa al mondo sempre funzionale, quindi come quello che vi ho appena spiegato, però per il processo FI, quindi modulo FI, finance, ecco qui che il requisito fondamentale è una risorsa che abbia una laurea in economia, ma con la specializzazione in finance. Questo perché per poter lavorare all'interno di questo modulo, quindi SAP FI, è richiesta un'approfondita conoscenza delle materie finanziarie. Senza un background finanziario è impossibile poter lavorare, perché ovviamente, come sapete, il mondo finanziario presuppone delle conoscenze. Se non si hanno è impossibile applicarle e quindi non è possibile supportare il cliente. Ecco qui quindi che magari ci sono molti di voi laureati in finance e non sanno che in realtà chi ha questo tipo di background può impiegare le sue conoscenze anche in un contesto tecnologico. Quindi noi stiamo ricercando comunque due o tre figure da inserire in quest'area. Infine, diciamo, secondo me la notizia più interessante è che abbiamo a breve partirà un'academy proprio su SAP, per il gruppo InnovezSAP, per la parte, come dicevo, più funzionale, quindi relativa a tutti i moduli di SAP, di SAP Forana. Ovviamente ci sarà un focus su specifici moduli, non su tutti, su quelli che più ci interessano su quelli per i quali abbiamo un maggior numero di progetti di opportunità sui clienti. Quindi in questo caso a breve partiranno le selezioni. Le selezioni consisteranno, diciamo, in un primo screen telefonico, un'intervista telefonica, con a seguire un colloquio direttamente con me e il referente tecnico dell'area. E poi, a seguito del feedback positivo, inizierà il percorso di Academy. L'Academy indicativamente dovrebbe partire a metà novembre, se non erro, vero Priscilla? Sì. Esatto, metà novembre. Sì. Poi dimmi se dico cose sbagliate, che magari mi sfugge qualcosa. La classe sarà composta da un massimo di 18 persone. La sede della, diciamo, dell'Academy sarà o Venezia o Milano. Sì. Sì. E sarà in modalità mista, ibrida, quindi un po' un po' smart working da remoto e un po' in sede. Questo perché, come sapete, è difficile magari avere diciamo una classe di 18 persone in uno spazio limitato, quindi comunque c'è un limite proprio di spazi e abbiamo un limite di spazi. Poi per le persone che provengono da fuori Venezia o fuori Milano, quindi sono fuori sede, ci sarà il vitto dell'alloggio retribuito, garantito, quindi in quel caso andiamo incontro proprio anche alle esigenze delle persone. Se noi andiamo ad esempio a individuare una persona da Rende o da Palermo, andremo incontro in termini proprio di spese. Il corso prevede una formazione, come dicevo, trasversale sui moduli più, diciamo, lato funzionale, arricchita anche da una formazione più lato soft, quindi ci saranno poi anche dei docenti che andranno un po' a improntare le lezioni su determinate competenze trasversali che sono utili poi nel mondo del lavoro, no? Quindi bisogna assolutamente possedere per essere poi degli ottimi anche consulenti. Ho dimenticato qualcosa, Priscilla? Secondo me no. Penso di aver detto più o meno tutto. Ah sì, sì. La durata sarà un mese e mezzo, due mesi. Sì. Quindi sono circa 180 ore. Sì, sì. Esatto, circa 180 ore, durata quindi massima di un mese e mezzo, due mesi, al termine del quale cosa succederà? Al termine dell'Academy, l'azienda, quindi noi, dato che abbiamo tante opportunità, come dicevamo, andrà a selezionare le risorse che più hanno, diciamo, che hanno performato meglio e le porterà a bordo con dei contratti. Quindi se tutte le 18 persone, ad esempio, avranno performato bene, c'è la possibilità di portarle a bordo tutte e 18. Quindi questo ci tenevo a dirlo perché siamo qui non solo per, diciamo, farci conoscere come brand, come fanno magari molte realtà, giustamente, ma perché diciamo, concretamente abbiamo la necessità di portare a bordo risorse junior, di formare risorse junior, perché comunque con domani sarete i pilastri, no, dell'azienda, quindi comunque ci sarà una formazione che vi arricchirà molto.
Ecco, ad oggi posso concludere qua le nostre opportunità, penso di averle dette tutte. Se avete delle domande, fate pure, nel senso avete la chat a disposizione, vi possiamo appunto rispondere, sperando di esservi utili. Non vedo domande per ora. Beh, nel frattempo, se qualcuno ha voglia di scrivere o ha necessità di avere appunto maggiori informazioni, abbiamo riportato il link del nostro sito, all'interno del quale c'è appunto la nostra pagina carriere. Se siete interessati, trovate tutte le posizioni che sono state riportate in questa slide all'interno della pagina e potete candidarvi. Quindi adesso verrà sicuramente aperta anche la posizione su SAP FI e per l'Academy, quindi magari se qualcuno è interessato può fare application, che verrà sicuramente contattato. E quindi diciamo grazie a tutti per la partecipazione. Io non vedo domande. Io neanche. Ecco. Avrei una domanda, sì. Prego. Qual è la mission della nostra azienda? Ah, poi rispondo io. Se è stato già detto, me la sono persa. L'abbiamo già detta la mission della nostra azienda, Pri? No. Aspetta che riprendo. Vabbè, diciamo, fondamentalmente, come dicevamo, siamo una società di consulenza, no, che opera nel campo innovativo, informatico, diciamo, più in generale nel campo ICT. Quindi, in questo caso, la nostra missione è quella di andare, no, a supportare i clienti in termini di consulenza spinta in ambito ovviamente tecnologico e innovativo, quindi dato che all'interno abbiamo delle competenze molto forti date da, diciamo, persone, no, che provengono anche da ovviamente fuori dalla nostra azienda, che hanno delle competenze molto, diciamo, radicate, riusciamo a dare un supporto in questo senso, ed è il motivo per il quale molti clienti continuano a chiedere il nostro aiuto, le nostre conoscenze. Quindi diciamo che in sintesi io direi questa come mission, nel senso quella di portare l'innovazione al cliente, andando a rispondere a quella che è poi la sua esigenza. Dentro, diciamo, al gruppo ci sono tante aree di competenze, nel senso le macro aree sono quattro, però all'interno ognuna delle quali ha dei gruppi specifici, no, che detengono una competenza specifica. Quindi grazie a questa struttura molto strutturata, scusate il gioco di parole, riusciamo a dare proprio un contributo a 360 gradi, un supporto a 360 gradi. Mi sono persa qualche domanda. Buongiorno, richiedete una disponibilità immediata per la parte consulenza? Sono uno studente che deve completare gli studi del secondo anno di magistrale. Se fai riferimento alla management consulting, cioè le due opportunità che abbiamo aperte ad oggi, la disponibilità si dovrebbe essere immediata, più che altro perché gli inserimenti poi saranno immediati. Quindi nel momento in cui individuiamo le risorse più in linea, verranno poi portate a bordo in azienda su Roma, quindi comunque la sede poi di lavoro è Roma. Quanti esami ti mancano, Giovanni? Perché se ti mancano pochi esami, comunque magari riesci ad organizzarti anche in termini di studio e lavoro. Dipende poi anche dalla tua volontà, no, di portare avanti parallelamente le due cose contemporaneamente. Ah, tutto il secondo e qualche esame del primo. Allora, dato che ti manca, diciamo, ti mancano un po' di esami, ti consiglio magari di aspettare quando sei quasi al termine del secondo anno, quindi magari ti manca uno o due esami al termine per manifestare, scusate, il tuo interesse verso la nostra realtà. Questo perché sei tutto il secondo anno e parte anche del primo, è un impegno comunque molto importante universitario, nel senso di dare la priorità più all'università che al lavoro in questo caso, per portare a termine il tutto nei tempi previsti. Figurati. Ci sono altre domande? Ah, ok, allora Marco dice: nel presentare le vostre opportunità di stage siete state chiare. Ad ogni modo volevo capire se un profilo come il mio di stampo umanistico, psicologia per le organizzazioni, potesse essere coerente con la parte consultant di People Organization. Allora, diciamo, ad oggi quello che posso dirti è che un profilo che ha le tue, diciamo, il tuo background potrebbe essere in linea per la parte anche sempre di
SAP per il modulo HR, Success Factor. Ad oggi non abbiamo delle opportunità, vero? No. In ambito HR. Le abbiamo avute in passato, abbiamo aperto delle selezioni, però ad oggi non abbiamo delle opportunità. Quindi questo è per dirti che comunque il tuo profilo è spendibile in consulenza, però ad oggi non abbiamo un'opportunità che possa essere in linea con quelle che sono le tue, desiderata o comunque le tue conoscenze. Aggiungo che comunque noi durante gli anni ci siamo sempre focalizzate su profili ingegneristici piuttosto che economici, piuttosto che magari appartenenti a quelle che vengono definite le facoltà STEM, però c'è anche da dire che abbiamo inserito risorse anche provenienti da background un po' più umanistici, perché magari avevano un interesse verso il mondo dello sviluppo, verso il mondo della programmazione, una propensione verso appunto queste tematiche, e poi si sono rivelate delle ottime risorse. Quindi, ad esempio, abbiamo assunto poco tempo fa un ragazzo laureato in psicologia, con alle spalle anche un master in ambito più di data analytics, e ha dimostrato di avere delle forti conoscenze, quindi poi alla fine è stato assunto. Ma non è l'unico, abbiamo laureato in filosofia, in scienze politiche, ovviamente non sono la maggioranza, ecco. Poi, buongiorno, è possibile che per la seconda Career Week siano presenti anche delle posizioni su Milano? Marti, io mi devo staccare che ho un'altra cosa. Vai, tranquilla, supporto, finisco io. Sì, ciao, grazie. A te. E allora, Filippo, diciamo che per la seconda Career Week potrebbe darsi, perché abbiamo una sede a Milano e soprattutto il focus per quella sede è nell'area, il gruppo Innove SAP, meno nella Management Consulting, quindi in quel caso si aprissero delle posizioni per la parte, come dicevo, per SAP. Un profilo laureando in scienze linguistiche potrebbe essere utile per alcune delle vostre posizioni. Sì, comunque hai un background economico, perché se mi metto, ho messo scienze linguistiche e management, quindi penso comunque che sia un ibrido, no? Col tuo profilo, quindi sicuramente potresti essere preso in considerazione per eventuali posizioni. Penso di aver risposto a tutti, adesso guardo se mi manca qualcosa. Va bene, allora ragazzi, ripeto quindi di nuovo che se siete interessati manifestate appunto il vostro interesse sulla nostra pagina carriere mandandoci il vostro CV, quindi facendo un'application. Sicuramente se quel profilo verrà valutato positivamente verrete contattati poi da me per un colloquio e poi ovviamente si vedrà cosa succederà. Quindi ringrazio tutti e buona continuazione.